ho capito che se noi fossimo sempre in questa disposizione d'animo, pronti a tutto, quanti segni Dio ci manderebbe. Ho compreso anche quante volte Dio ci passa accanto e noi non ci rendiamo conto. Adesso vi saluto, anche se avrei tantissime altre cose da dirvi. Ma ecco, alla prossima puntata. Ciao a tutti. Giuliano, al bar sempre pieno. Il cielo a sassello di un azzurro chiaro. Quel giorno non c'era nessuno. Vieni con me. Si chiama Chiara Luce, una ragazza come te. Quando l'ho incontrata la vita mi è cambiata. Se prendo la corriera che mi porta su da te, rivedo la tua casa, ti penso riaffacciata. Giochiamo ancora un po', prendi la racchetta, sono già in piazzetta. Ma alle 5 me ne andrò, la vita senza messa non sarà più la stessa, perché vivo il Vangelo quando amo, come ama Dio. Ah, sono una gen, mi fa girare la testa. Sapere che dopo il perdono c'è festa. Mi confesso e chiedo scusa, è lì che ho sentito cosa c'era nella chiesa. Amore. E quando inizia la salita, ho fede e non dispero mai. Chiudo la porta e la TV e resto sola con Gesù. So che non mi abbandoni mai al tuo disegno, dico ok. Non ho le gambe ma ho le ali. Si chiama Chiara Luce, una ragazza come te. Quando l'ho incontrata la vita mi è cambiata. Se prendo la corriera che mi porta su da te, la vita senza messa non sarà più la stessa, perché vivo il Vangelo quando amo, come ama Dio. Mamma non piangere, diglielo agli altri di cantare forte. Chiara vede Gesù. Chiama Chiara Luce, una ragazza come te. Quando l'ho incontrata la vita mi è cambiata. Se prendo la corriera che mi porta su da te, la vita senza messa non sarà più la stessa, perché vivo il Vangelo quando amo, come ama Dio. Mamma non piange, diglielo agli altri di cantare forte. Chiara vede Gesù.